Bella ragazzi, ZV, bentornati sul mio canale. Signori miei, quest'oggi nuovissima challenge. Allora, io vi chiedo due cose fin dall'inizio. La prima è che se vorreste il secondo episodio dovete lasciare 5.000 mi piace e iscrivervi al canale cliccando la campanella. E la seconda è consigliatemi qua sotto nei commenti il prossimo colore da utilizzare in questa challenge, perché nella challenge di oggi utilizzeremo il rosso. Però scrivetemi il prossimo colore da utilizzare nel secondo episodio qua sotto nei commenti. Andiamo a scegliere la squadra da utilizzare randomicamente. Io adesso mi giro, ragazzi. Fine. Il Leicester, ottimo, inizieremo questa challenge con il Leicester. Sono andato a scegliere una squadra casuale in Inghilterra perché comunque le squadre hanno molto più budget. Quindi avremo 50 milioni, però appunto come suggerisce il titolo potremmo acquistare e vendere giocatori soltanto a squadre rosse. Il bello di questa challenge è proprio questo. Ovviamente a fine mercato simuleremo tutto e vedremo comunque dove riusciremo a far piazzare la nostra squadra rossa. In questo caso siamo stati fortunati perché comunque il Leicester ha 50 milioni ma ha già una bella squadra importante. Comunque ragazzi, offerta dal Bayern Monaco. Io sapete che non capisco, sì mi sembra rosso il Bayern Monaco. Mi sembra rosso, quindi volendo potrei anche andare a trattare con questa squadra, perché comunque Ndidi vale più di 20 milioni, quindi dai, c'è andata. Oh, ci sta andando veramente di lusso. Io provo a chiedere 37 milioni per Wilfred Ndidi, 21,7 la clausola da rivendita, non ci interessa perché tanto faremo soltanto una stagione. Dai, dammi almeno quasi 30 milioni. Perfetto, accettano con 27 milioni e 700. Questo giocatore in una carriera, ragazzi, di più anni non l'avrei mai venduto. Però comunque tenete conto che c'è soltanto un anno da fare. Mi è arrivata un'offerta di prestito dal Manchester United, regà. Neanche a farlo apposta mi arrivano tutte offerte da squadre rosse. Però comunque il prestito ti pare è un 75. Comunque a proposito di squadre rosse, noi dobbiamo anche comprare, perché la squadra del Leicester ce l'ha, ha dei buonissimi giocatori. Però Ndidi lo stiamo vendendo, quindi a centrocampo dovremmo comprare qualcuno. Allora, mi piacerebbe qualcuno anche in difesa, perché Evans ha 31 anni, questo qua è molto giovane, Chilwell è fortissimo. Vediamo un pochino che giocatori ha il Leicester anche in panchina. Ha dei bei giocatori, ragazzi. Questo 21,76 come difensore centrale non è male. Ma sapete che ha proprio una bella squadra il Leicester. Allora, questo 21,76 io magari lo inizio già a mettere titolare. Però qui al posto di Evans mi piacerebbe un difensore centrale molto tipo almeno 82-83, la butto lì. Però ovviamente, come ben sapete, possiamo fare acquisti soltanto da squadre rosse. Quindi vediamo un po' le squadre rosse. Il Southampton, sì dai, abbastanza rosso. Lo Sheffield è solo rosso. Andiamo a vedere altre squadre. Il Manchester, lo abbiamo già visto. Il Liverpool ci potrebbe stare. Il Bournemouth, vediamo un po' chi ci consiglia. Nathan Ake, quanto costa? Ad esempio questo giocatore qui, ragazzi, io lo seguo, perché lo potremmo comprare ed è nel ruolo che ci interessa. Ok, viene venduto Ndidi. Secondo me l'abbiamo venduto per troppo poco, però scusatemi, sono preso dal, come dire, dalla foga agonistica. Ho visto una squadra rossa, non ci ho più capito nulla. Comunque, Nathan Ake, 24 anni, 80, lo possiamo comprare perché appunto è una squadra rossa. Andiamo a fare un'offerta. Abbiamo 70 milioni di budget. Io per questo giocatore provo ad offrirne 18, giusto un pochino più del suo valore. Me ne chiedono 25, che comunque è una cifra super abbordabile. Però facciamo 21 milioni, dai, facciamo così. E 24,2, ragazzi, dai, accettiamo e portiamo a casa Nathan Ake. E secondo me con questo acquisto, ragazzi, la difesa prende un bel punticino in più, perché comunque Nathan Ake è un buonissimo giocatore anche nella vita reale. Si abbassa anche lo stipendio. Benvenuto nella squadra, Nathan. Perfetto, Ake diventa titolare. Lo mettiamo da questa parte perché è mancino. E io vorrei fare un colpo qua a centrocampo, nella mediana. Ormai lo sapete meglio di me, possiamo soltanto cercare squadre rosse. E mi viene in mente un Manchester United che magari ha dei giocatori importanti che tra l'altro non utilizza e quindi potrebbero arrivare facilmente da noi. Ho mandato a seguire alcuni giocatori, nel frattempo sto cercando altre squadre rosse e ovviamente, signori miei, siamo in Italia a cercare qualche giocatore dal Milan. Vediamo un po', Suso vale 26 milioni e 500. Anche Suso non è male, raga, perché soprattutto su FIFA segna tanto. Lo seguiamo. Qua a centrocampo chi è che ha il Milan? Jack Bonaventura, 82. Frank Kessié e Paquetá. Seguiamo anche Kessié. Altrimenti un bel Musacchio come difensore centrale,
che costa poco, tra l'altro. Ah, il Barcellona, ragazzi, no, il Barcellona è considerata squadra gialla, secondo me, perché praticamente giallo lo stemma. Sto guardando un pochino nella Liga, secondo me l'unica squadra rossa, tra virgolette, è l'Atletico Madrid, che ok che c'ha un po' di blu nello stemma, però secondo me è considerata più una squadra rossa. L'Atletico Madrid ha Savic in scadenza, quindi io, raga, un pensierino ce lo farei, perché dovrebbe avere tipo 82-83 di overall, e secondo me sistemando la difesa potremmo fare grandi cose. Comunque sto mandando anche a seguire dei centrocampisti, vedremo poi in futuro come si smuoveranno le cose. Allora, mi arriva un'offerta per Jamie Vardy dal Monaco. Non dovrebbe essere... dai, è rosso pure il Monaco, ma veramente fate. Però no, Jamie Vardy, ragazzi, non lo voglio vendere, c'ha 32 anni, è un giocatore che di solito segna tanto in carriera. Oh, solo squadre rosse mi fanno offerte. Ma io spero che quando farò le altre challenge arrivino veramente altre squadre, perché sennò solo squadre rosse. Allora, comunque, resoconti finali sui miei centrocampisti che ho mandato a cercare. Fred, così poco? Mamma mia, lo hanno downgradato in maniera assurda questo giocatore. Comunque, questa è la nostra lista di giocatori: Suso, Musacchio, Savic, Fred e Kessié si è appena trasferito, quindi andato. Allora, centrocampista centrale Fred è meno forte di Ndidi, però non lo so. Ci potrebbe stare, più che altro costa poco. Però aspettiamo un attimino, ragazzi. Potremmo anche provare a comprare Suso. Nel frattempo che intanto decidiamo, scegliamo Savic, perché comunque Musacchio secondo me non potrà essere così incisivo come Savic, che ha tanta esperienza. È in scadenza, quindi, ragazzi, io provo ad offrire 20 milioni, cifra abbastanza bassa. Me ne chiedono 24, lui vale 22 e mezzo. Accettiamo. Perfetto, si alza un pochino lo stipendio. Non mi è piaciuta tanto questa tua scelta, Savic, però capisco che, insomma, sei un giocatore importante. Infatti mi esce ingaggiato un fuoriclasse. Beh, insomma, Ake dal Bournemouth e Savic dell'Atletico Madrid sono due bei colpi interessanti. Adesso, il centrocampo. Ci serve un centrocampista e quindi io andrei dal Bayern Monaco, perché comunque loro ci hanno rubato un giocatore importantissimo, e quindi cerchiamo anche noi un bel giocatore, tipo questo Avi Martinez. Forse l'abbiamo trovato, ragazzi. Overall 84. Secondo me sì, secondo me è quello perfetto. Ero un pochino dispiaciuto perché ho detto: cavolo, abbiamo fatto tutto bene, ma gli ho regalato Ndidi, perché è stata la prima offerta, ve l'ho già detto, ragazzi, ero preso dall'agitazione della challenge. Però secondo me, se dovessimo riuscire a fare una bella offerta per Avi Martinez, potremmo sistemare il tutto. Io, guardate, provo addirittura ad offrire tipo un giocatore in scambio, magari un difensore centrale, siccome ne abbiamo comprati due, te ne posso anche offrire uno. Ti offro Ivans, fammi sapere se ti potesse interessare. No, ok, non gli interessa. Offriamo un altro ruolo, un attaccante. Chi è che abbiamo? Mamma mia, non abbiamo nessuno. Un terzino, chi è che abbiamo come terzino? No, abbiamo i terzini contati. E allora per forza un altro centrocampista, che però, ragazzi, non vorrei nemmeno regalare qualcuno. Provo ad offrire Mendy, vediamo un po'. Non sono interessati nemmeno a Mendy. Va bene, allora facciamo un'offerta. Faccio un'offerta di 23 milioni per Avi Martinez. Ne chiedono 25 milioni e 7? Oddio! Allora accettiamo! Mamma mia, raga! Fantastico! È un 84 comunque Avi Martinez, ha 30 anni, quindi nel giro di un anno non penso che decresca in questa maniera. Sono veramente felice, ragazzi. Andiamo a fare il contratto. Facciamo un contratto di 2 anni, sperando che non chieda troppo di stipendio. In teoria dovrebbe abbassarselo, in teoria. Ah, dobbiamo farglielo noi? Allora io glielo faccio uguale. 130.000 di stipendio, senza bonus, senza niente, e accetta. Quindi, signori miei, questa è la squadra. Ho comprato Ake dal Bournemouth, Savic dall'Atletico Madrid e Javi Martinez dal Bayern Monaco. Io la lascerei così. Tra l'altro ho inserito Pratt, titolare, al posto di Chudori. Chudori comunque è giovane, ma poi si sa che tanto il gioco farà come vuole, inserendo appunto chi vuole. Abbiamo Iheanacho in panchina. Abbiamo tanti giocatori comunque interessantissimi, che spero possano far bene simulando. Io, ragazzi, adesso vado a simulare tutto e ci vediamo alla fine del campionato. Ok, ci siamo, tutto pronto. Spero di essere arrivato almeno in Europa League con questa squadra. Andiamo a vedere. Siamo arrivati decimi. Ok, metà classifica. Mi aspettavo sicuramente qualcosa di meglio. Però Tottenham con 100 punti, City con 98, Liverpool con 91. Posso capire che, insomma, il nostro Leicester era un po' una pecorella smarrita. Sono curioso di vedere però come hanno esordito in questo primo anno i miei nuovi giocatori. Vedo Ake che è cresciuto, ma
è scontento. Anzi, sono cresciuti tanti giocatori. Allora, fatemi vedere le statistiche, dai. Chilwell più 2, ottimo. Poi, giocatori che abbiamo comprato noi, Savic più 2, Ake più 2, Pereira più 1. Poi, vediamo un po', Martinez meno 1, ha fatto un gol e 2 assist. Peccato che sia decresciuto. Tuduri più 2, poi Praet più 2, Tielemans più 3. Porca miseria, 23 anni, 83, 10 gol e 10 assist. Madison più 1, Perez più 2, 9 gol e 2 assist. Jamie Vardy meno 2, 14 gol e 2 assist. Mi sa che ho sbagliato, ragazzi, a puntare così tanto solo su Jamie Vardy. Ineaccio comunque è cresciuto di 2, però non so. Allora, sì, sono felice perché comunque i giocatori che abbiamo comprato, ragazzi, sono cresciuti. Tranne appunto Martinez, che però è contento, ma ha 31 anni, lo posso anche capire. Ake è cresciuto di 2, Savic è cresciuto di 2. Allora, io vi ripeto nuovamente, 5.000 mi piace per l'episodio 2 con un'altra squadra. Scegliete il colore qua sotto nei commenti. Con il rosso non è andata benissimo. Abbiamo fatto un bel mercato, però appunto poi quando dovevamo vincere non siamo riusciti a vincere. Quindi fatemi sapere la prossima squadra, il prossimo colore. Da ZW è tutto, ciao ragazzi.